22 aule ben illuminate, insonorizzate, dotate di aria condizionata, filo di fusione, riciclo dell'aria, una sala conferenze in grado di ospitare oltre 300 persone, un'ampia palestra, una sala mensa con annessa cucina, sale svago, interclassi con laboratori per attività extrascolastiche, ambienti dotati di connessione Wi-Fi. Sono questi alcuni dati tecnici della nuova scuola d'infanzia e primaria Leonardo da Vinci, presso l'Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli, inaugurata stamani a Silvi Marina. L'istituto scolastico, ha ricordato il sindaco Vallescura, è stato realizzato grazie all'intervento dei privati. Signor sindaco, un giorno importante per Silvi, lei ha detto una scuola di tutta la cittadinanza. Sì, è così, è una data da ricordare per un'opera importante costata 0 centesimi ai cittadini, frutto di una sana e lungimirante amministrazione, grazie anche e soprattutto alla collaborazione del privato, e ringrazio pubblicamente il dottor Luigi Pierangeli che ha sposato da subito questa causa nonostante gli enormi sforzi che ha dovuto sostenere, perché questa è una scuola che è costata al privato tra costi di costruzione e oneri concessori 4,5 milioni. Una struttura all'avanguardia, abbiamo visto, moderna, che risolve gran parte dei problemi scolastici, di edilizia scolastica del territorio. Sì, noi con questa struttura abbiamo arricchito il patrimonio comunale, il patrimonio immobiliare comunale. È una struttura, io penso, se non unica, una delle poche ad essere stata realizzata rispettando tutte le normative vigenti in materia di realizzazione di una scuola, e non sono poche, e in più è una struttura che i comuni della nostra grandezza, di media grandezza come Silvi, si sognano di realizzare se non si colgono le opportunità che oggi le leggi permettono di chiedere collaborazione ai privati.